Questa statua è sempre stata una delle opere più ammirate di Donatello. Raffigura il santo in una posa fiera, dotato di lineamenti delicati che trasmettono coraggio e risolutezza, insieme a una tensione nervosa che lo rende un eroe estremamente umano. Originariamente portava una spada, una lancia e un elmo in bronzo. Lui è una delle figure più acclamate del Rinascimento. Oltre a un artista, Piero è un matematico e quest'opera, insieme ad altre, raggiunge la purezza geometrica delle forme. Cristo è collocato al centro del dipinto, lungo un evidente asse verticale che suddivide l'opera in due parti. Questo grande trittico, dedicato all'adorazione dei pastori, fu realizzato per Tommaso Portinari, agente della potente famiglia Medici a Bruges, per la sua cappella a Firenze. Il dipinto si distingue per il suo naturalismo, che caratterizza in particolare le figure dei pastori, e per l'intensità emotiva. Ebbe una grande influenza sui pittori fiorentini. Capolavoro della scuola provenzale, questo dipinto mostra il Cristo morto compianto dalla madre ed altre tre figure. Il corpo di Cristo si inarca disteso su una Maria rassegnata e non più giovane, in una rappresentazione del dolore sobria e magistrale. Questa pala d'altare è un'opera colossale, alta 12 metri, con le figure principali che superano notevolmente la grandezza naturale. L'enorme pannello centrale rappresenta la morte e l'assunzione della Vergine, mentre quelli laterali raffigurano scene della vita di Maria e Gesù, passando dal bassorilievo alla scultura tridimensionale. Lo scultore fiorentino Torrigiano era un uomo bellicoso e fu esiliato da Firenze dopo aver rotto il naso a Michelangelo. Questa tomba è il suo capolavoro. L'opera è composta dalle figure di bronzo dorato del re e di sua moglie. Il monumento presenta decorazioni rinascimentali di grande bellezza. Poche rappresentazioni della crocifissione competono in tragicità con questo altare. Cristo si contorce in agonia, le mani deformate dal dolore, con alle spalle un cielo cupo. La pala d'altare era destinata a un ospedale monastico e serviva a dimostrare ai malati che non erano soli nella loro sofferenza. Questo monumento è uno dei maggiori capolavori del Rinascimento. La statua, completata dopo la morte dell'artista, è caratterizzata da un movimento più vigoroso rispetto alla celebre opera che l'aveva preceduta, il Gatta Melata di Donatello a Padova, e avrà una profonda influenza sui successivi monumenti equestri. La prospettiva è una delle pietre miliari della pittura rinascimentale e Paolo Uccello la adottò con grande entusiasmo. Questo enorme affresco è una magistrale resa piatta di un monumento equestre tridimensionale dedicato a un generale inglese che aveva combattuto per Firenze. Il capolavoro di Mantegna è la Camera degli Sposi di Mantova. L'opera rappresenta molte scene che glorificano la famiglia Gonzaga. La volta è la parte più celebre e raffigura un oculo dipinto in modo tale che sembra aprirsi sul cielo. Primo esempio di pittura illusionistica delle volte dai tempi dell'arte romana. Il Rinascimento non è un'epoca, ma un temperamento. Ezra Pound. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!